perché alcuni imprenditori vivono nell'abbondanza e guadagnano un sacco di soldi, mentre altri, pur avendo seguito lo stesso percorso, faticano a raggiungere i propri obiettivi? Questa è la domanda da $1 milione che si pongono tutti gli imprenditori o quasi. Forse sarà capitato anche a te di vedere professionisti meno in gamba e preparati di te avere però più soldi o più riconoscimento o semplicemente più successo. A primo acchito uno pensa che magari sia fortuna. La verità è un po' più complessa. E devo dirti che il karma o la buona sorte qui c'entra veramente poco. Vedi, la differenza tra un imprenditore che ottiene risultati mediocri e uno che invece prospera e ottiene un successo nel business dopo l'altro sta in qualcosa di molto più sottile. Intanto, per prima cosa, per avere più successo e più soldi non devi pensare di dover sviluppare nuove abilità o nuove competenze. Quello che devi fare è cambiare la percezione che hai di te stesso e del denaro. Di conseguenza, si trasformerà anche il modo in cui agisci e le azioni consapevoli che a quel punto compirai ti porteranno ai risultati che vuoi ottenere. È un dato di fatto, è scienza. Il raggiungimento della prosperità finanziaria può essere rappresentato attraverso quella che io personalmente chiamo la piramide della ricchezza, composta da 6 livelli differenti. L'obiettivo per ogni imprenditore che vuole raggiungere ricchezza e successo è proprio scalare questa piramide salendo da un livello al successivo. Però per farlo è fondamentale capire il punto in cui ci si trova. Conoscere e comprendere le caratteristiche di ognuno di questi profili è fondamentale per identificare i gap da colmare all'interno del nostro percorso imprenditoriale e quindi ovviamente per aumentare i nostri guadagni, in modo da scalare la vetta. I primi 3 profili, partendo dal basso, sono i più affollati. Sono le persone che scambiano tempo per denaro. E adesso ti spiego perché. Facciamo un breve resoconto di questi 3 segmenti. Guardiamo il livello più basso della piramide, dove ci sono i disfunzionali cronici. La loro vita è una continua lotta finanziaria, con guadagni e risparmi praticamente inesistenti. Quando si trovano di fronte ad un'emergenza, si guardano intorno e non hanno nulla a cui attingere per affrontare le difficoltà del momento. Si caratterizzano per un mindset negativo che li porta a dare la colpa della loro situazione soltanto a fattori esterni, come ad esempio lo Stato, la politica, le istituzioni o la loro condizione di origine. Poi troviamo quelli che io invece chiamo i babbani. La loro unica fonte di reddito è il proprio lavoro o i propri lavori. Questo è l'aspetto che più di tutti rende facile e immediato capire se una persona si trova o meno in questo segmento. Puntano tutto sulla pillola magica di turno, per cui il biglietto da lotteria, le scommesse, il gratta e vinci e per qualcun altro l'ennesimo corso di business per diventare ricco. La loro consapevolezza finanziaria è talmente bassa che l'unica cosa che riescono a fare è sperare che qualcosa dall'esterno riesca a cambiare la loro vita. Roberto! Roberto! Ah, sì, scusate, avete assolutamente ragione. Ho un regalo per te, sì. Se sei interessato ad approfondire mindset e riprogrammazione mentale applicata al business, ho preparato per te dei contenuti extra. Ti basta collegarti sul sito in sovraimpressione, tra l'altro lo trovi anche nella descrizione di questo video, e sappi che ho anche incluso dei workbook e degli esercizi specifici per te, così da permetterti di iniziare a lavorare concretamente sul tuo mindset. Tranquillo, è tutto assolutamente gratuito e non dovrai neanche lasciare i tuoi dati per accedervi, quindi fai il tuo gioco e come sempre al tuo successo. Proseguendo nella scala della piramide, troviamo i babbani avanzati, che non sono altro che i componenti della classe media. Cioè, si tratta di persone che raggiungono una certa stabilità finanziaria grazie ad uno stipendio che è leggermente superiore alle loro spese mensili. E di solito non si tratta di dipendenti, ma di professionisti in carriera, o magari liberi professionisti, o anche piccoli imprenditori, che operano nei settori tradizionali. Quest'ultimo profilo è quello che ha più chance di scalare la vetta e quindi di scavallare nella parte meno popolata della piramide ed iniziare un vero e proprio percorso di trasformazione. Non a caso, infatti, i miei studenti sono quasi tutti babbani avanzati che aspirano ad arrivare alla vetta della piramide e raggiungere quel 5% di persone che detiene la vera ricchezza. Operativi di elite, imprenditori strategici e maestri di eccellenza. Ora,
probabilmente ti chiederai come si supera quello scalino che separa la parte bassa della piramide alla parte alta, alla vetta, quella più ambita, passando quindi da babbano avanzato a operativo di elite e via via a salire. Allora, dato che ho visto molte volte avvenire questo passaggio all'interno dei miei percorsi da parte dei miei studenti, e dato che io stesso l'ho superato un po' di tempo fa, posso dirti che per salire alla parte alta della piramide, un imprenditore o chiunque detenga un business deve, prima di ogni altra cosa, prendere consapevolezza dei blocchi e delle resistenze che lo limitano. Nello specifico, occorre comprendere che ciò in cui hai sempre creduto è ciò che ti hanno sempre insegnato. Ma quella a cui sempre attinto non è l'unica verità che esiste. Crescere con delle idee inculcate da altri, che magari sono contrarie alla scalabilità, al successo, al guadagnare denaro, crea un sistema di credenze che per forza di cose ti porta a stagnare nella parte bassa della piramide. Questa è solo la ragione per cui adesso, molto probabilmente, ti trovi impantanato in uno dei segmenti alla base della piramide. Tutte le idee con cui siamo cresciuti e con cui siamo entrati in contatto nella vita oggi rappresentano le abitudini credenziali mediante le quali interpretiamo la nostra realtà. E sono le stesse abitudini che nel loro complesso rappresentano i condizionamenti che originano quelli che sono i cosiddetti blocchi mentali, che non sono altro che i pattern ricorrenti mediante i quali si manifesta il tuo specifico problema di mindset. Altro suggerimento che ti do se desideri salire di livello nella piramide è quello di non cercare di attuare queste trasformazioni basandosi sul tuo livello di partenza. Mi spiego meglio. Molti pretendono di aumentare i propri guadagni utilizzando il loro attuale modo di pensare, che però, pensaci un attimo, è esattamente la ragione per la quale si trovano nel segmento attuale. Uno dei miei mentori nel business, Alex Ormosi, dice che non stai guadagnando tutti i soldi che vorresti perché non sei bravo come pensi di essere. Vedi, il tuo modo di operare, pensare, prendere decisioni e fare business è ciò che determina i tuoi attuali risultati. E dunque, per questo, non è coerente con l'obiettivo che vuoi raggiungere, perché qualunque sia il risultato economico che stai ottenendo in questo preciso momento, è comunque il risultato di una persona che si trova in una fase di scarsità rispetto allo stato in cui si trova il suo obiettivo. Sfondare quel muro che ti permette di entrare in quel segmento della piramide dove risiede ricchezza e prosperità è ovviamente possibile. Per farlo, occorre riconoscere e consapevolizzare i propri blocchi mentali, distruggerli e quindi sviluppare un mindset adeguato per creare il proprio business, riuscendo alla fine della fiera a sviluppare la propria fiducia finanziaria. Un concetto molto importante di cui ti parlerò in uno dei miei prossimi video. Se vuoi crescere, occorre fare riprogrammazione mentale applicata al business, ovvero padroneggiare quella disciplina che ti mette nelle condizioni di assumere i panni dell'imprenditore che vuoi diventare e che è già coerente con l'obiettivo economico che vuoi raggiungere. Mi raccomando, continua a guardare i miei video perché nelle prossime puntate ti darò altre informazioni sulla riprogrammazione mentale applicata al business e altre chicche interessanti di mindset da applicare fin da subito. Mi raccomando, fai il tuo gioco e come sempre, al tuo successo.